Più di 300 persone sono salite sul treno della salute nella prima tappa di Verona, un treno storico che QAM Medici con l'Africa, Regione Veneto e Associazione dei Ferrovieri hanno sostenuto per promuovere la prevenzione sanitaria e sensibilizzare sui bisogni sanitari presenti nel nostro paese e in Africa. C'è bisogno di salute anche nel Veneto delle eccellenze e soprattutto c'è bisogno di sostenere chi sta favorendo e facendo crescere la sanità in molti paesi africani. Perché la salute è un bene prezioso che va protetto e promosso. E poi anche nel momento in cui uno si ammala poter essere curato. Ecco, questo è un valore grande per noi e per la nostra terra e per la nostra gente, ma è un valore che dobbiamo difendere e dobbiamo combattere perché possa essere garantito anche nei paesi più poveri, fra questi in particolare la Sierra Leone, che dopo l'Ebola sta vivendo un periodo veramente drammatico. Il treno farà tappa nelle prossime settimane in tutte le principali stazioni venete fino a dicembre. Sostanzialmente nei mesi di novembre e di dicembre per una settimana questo treno della salute stazionerà in ogni città del Veneto per una settimana. In questa settimana ci sarà la possibilità di poter accedervi per fare prevenzione, conoscenza, screening e anche per fare dei progetti di interazione con le scuole. Quindi anche i ragazzi delle nostre scuole potranno accedervi per iniziare anche a fare un po' di prevenzione, un po' di informazione già da piccoli. Rispetto ai diritti siamo tutti nella stessa barca, in questo caso potremmo dire nello stesso treno. Nel senso che il diritto alla salute, così come verrà illustrato anche attraverso questa iniziativa del QAM, ci fa riunire tutti come esseri umani. È un diritto che mette insieme le persone lontane e le persone vicine. Dalla Sierra Leone nasce anche l'impegno dei Ferrovieri con l'Africa, un gruppo nato nel 2015 per sostenere proprio il QAM durante l'epidemia di Ebola in Sierra Leone. Sono cose che nascono dal cuore e non si sa un perché. In più, io, fatalità, sono stato in Africa, dove il QAM opera. Io sono stato in Tanzania, a Tosa Maganga, il cosiddetto ultimo miglio. Bene, vedere quello che si fa per gli ultimi, cosiddetti gli ultimi, che poi ultimi non sono, perché uno non decide dove nascere, e impegnarsi e dare una mano, secondo me, è un qualcosa che dovrebbe colpire tutti e che tutti dovremmo fare.